È tenuta a Paestum nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, un'importante vetrina per promuovere le risorse paesaggistiche e culturali dei territori che si affacciano sul Mediterraneo. L'edizione 2016 della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è dedicata alla città siriana Palmira, che dopo gli attentati dell'ISIS degli ultimi tempi rilancia il turismo del suo sito archeologico attraverso questa importante vetrina. Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, siamo qui a Paestum per l'edizione 2016, siamo in compagnia di Lucia Cariello, responsabile dello stand della comunità montana Alburni. Perché è importante promuovere il territorio alburnino in una vetrina come questa? Il territorio alburnino ha tanto da offrire sia in termini naturalistici che archeologici, quindi è importante rendere evidente quello che è patrimonio storico, archeologico, naturalistico. La finalità della Borsa Archeologica del Turismo è proprio quella: promuovere e far conoscere non soltanto all'estero, ma in modo particolare proprio agli abitanti alburnini e non solo, dell'intero parco archeologico, parco nazionale, scusate, del Cilento, quanto ad offrire. In modo particolare lo stand della comunità montana offre uno sguardo a 360 gradi sull'intero comprensorio, quindi tutti i comuni, ma in modo particolare anche sul territorio di Roscigno. Attualmente vetrina importante perché oggetto di scavi archeologici della Federico II. Questi sono alcuni degli archeologi che prendono parte allo scavo, quindi intendiamo promuovere quanto si sta facendo, quindi lo scavo, i reperti rinvenuti, e consentire anche delle visite guidate, dei laboratori che ulteriormente poi metteranno in evidenza il territorio. Una presenza volta a rilanciare il turismo della zona, quindi? Volta a rilanciare il turismo, ma anche a destagionalizzare il turismo, quindi rendere questo territorio fruibile a 360 gradi e tutto l'anno. È un territorio che non va visitato soltanto in piccole fasce temporali, quindi in periodo estivo, ma è fruibile anche in inverno con grandi eventi, con la presenza di personale qualificato che riesce poi a rendere gradevole la permanenza. Carmine Antico, responsabile dello stand della Melagrana di Paestum qui alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. È importante rilanciare questo prodotto di eccellenza di questo territorio. Perché? Perché io ci tenevo molto a questo prodotto, perché ogni mattina che mi sveglio e guardo la finestra la Madonna del Melograno mi riempie il cuore di gioia.
ed è perché questa Madonna tiene il melograno. Da lì è nata questa idea di portare di nuovo questo frutto a emergere nella nostra zona, perché noi l'abbiamo usato come una pianta un po' abbandonata, cioè si piantava non davanti alla casa per portare, ma addirittura dietro. Invece questa pianta noi la dobbiamo piantare avanti all'abitazione, perché ci porta tanta benessere, di armonia, di fertilità. E tutto questo che vi posso dire è breve, però sarebbe un lungo, lungo discorso. Questa della Borsa Mediterranea del turismo archeologico è un'importantissima vetrina. Qual è il riscontro dei turisti nei confronti di questo frutto? Perché io sono nato vicino al tempio di Era Argiva a Grumola e ne sono orgoglioso di essere nato lì. Sono nato con i dei. Perciò quando per la prima volta da ragazzo ho capito perché questa dea aveva la melagrana in mano, ne sono rimasto affascinato. Perciò ho affiliato questa rappresentanza della Borsa Mediterranea con il frutto della melagrana, perché sono nato vicino agli scavi di Era Argiva. Siamo a Felitto in compagnia di Angela Di Stasi, segretaria della Proloco di questa cittadina, per l'evento Sapori d'Autunno, un evento che promuove i piatti tipici e il centro storico di questo posto e che garantisce una continuità alla promozione del prodotto di eccellenza di Felitto, il fusillo. Questa festa ormai è giunta alla 10ª edizione, è stata proprio creata dal presidente del tempo Giuseppina Di Stasi per creare un momento di turismo in un periodo alternativo come quello di ottobre, che è destagionalizzato e quindi le persone di solito non vengono nei nostri piccoli paesini. È un'occasione comunque in più per promuovere il fusillo, però con un condimento diciamo un po' più autunnale come i funghi porcini e la salsiccia di cinghiale. Insieme a questo poi promuoviamo anche altri piatti della cornice del centro storico, che spesso nei paesi è poco valorizzato. Quest'anno abbiamo scelto di promuovere questa piazza Giustino Pecori, che dà accesso a tutti i vicoli principali e si può anche notare più sopra i resti della vecchia torre, delle mura di cinta, e poi si va alla piazza dove l'anno scorso siamo stati. Un evento che, dicevamo, mette in luce questi prodotti, tantissimi gli stand che possiamo vedere qui stasera a Felitto. Sì, in primis, come già dicevo anche prima, abbiamo lo stand dove cuciniamo i fusilli, che sono il nostro piatto tipico di eccellenza che promuoviamo tutto l'anno e quindi anche in questa manifestazione. Poi abbiamo proposto già dalla prima edizione con altre organizzazioni di Proloco i cavatielli con la farina di castagne, e poi passiamo ad altri secondi un po' più alternativi come la trippa con le patate, la sfrionzola fatta con i peperoni sotto aceto e la carne di maiale, le patate fritte con la scorza, la novità di quest'anno, poi i dolci tipici del momento, castagnacci, struffoli, visto che ci stiamo anche per avvicinarci a Natale più o meno, e poi tante esposizioni di prodotti locali che si possono trovare in giro per l'evento. Con il presidente della Proloco di Felitto, Angelo Vilardi, che ancora una volta ha organizzato l'evento Sapori d'Autunno, una manifestazione oramai attesissima qui a Felitto e che puntualmente porta tantissimi turisti nel centro storico. Sì, Alessandro, quest'anno siamo raggiunti al 10º anno, un traguardo molto importante per questa manifestazione. Come ogni anno l'associazione Proloco cerca di promuovere non solo la Sagra qui ad agosto, ma promuoviamo anche qua Sapori d'Autunno, che per valorizzare il nostro centro storico. Quindi abbiamo rivisitato delle vecchie ricette che avevamo qui a Felitto e quindi le abbiamo riproposte per questa bellissima manifestazione.
Tanti piatti tipici, ma anche tanto intrattenimento. Sì, i piatti tipici non può mancare il nostro fusillo felittese, perché e in più l'abbiamo fatto con una rivisitazione con il fungo porcino, perché è molto buono, e con la salsiccia di cinghiale. Avremo dei cavatilli con la farina di castagno, una ricetta che abbiamo fatto noi, soltanto noi l'abbiamo, sempre con i funghi porcini e la salsiccia. E poi ci sono altre prelibatezze dei piatti poveri, come la trippa, la sfrionza, abbiamo il calzone della nonna di una volta con la verdura, abbiamo il viccio, il vecchio viccio con broccoli e salsicce, e non può mancare la pizza paesana. Ed anche un modo per promuovere l'artigianato locale. Sì, no, qua non solo avremo buon piatti da degustare e buon vino, ma ci sono molti artigiani che espongono con i loro lavori. Abbiamo artigiani del legno, abbiamo artigiani e aziende agricole che espongono i loro prodotti, come del formaggio Cacicavallo Podolica, abbiamo un po' di tutto, diciamo, ci siamo un po' esposti a 360 gradi. Conto stipendio. Ecco un conto che valorizza il mio guadagno. Conto anticipo fatture, per le aziende che hanno l'esigenza di monetizzare in anticipo i propri crediti. Conto Smart, dedicato agli iscritti di tutte le associazioni e società sportive. Mutuo Flash, l'unico mutuo che eroga fino a 15.000 euro in sole 24 ore. In Bank Mobile, la tua banca si muove con te, dove e quando vuoi. BCC Aquara, da oltre 30 anni, la vera banca del territorio. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. Maria Rosaria Bambacaro, presidente del comitato Sorvella Sabbatella, il comitato che si è battuto con tanta forza e veemenza per fare in modo che non venisse messa una centrale a biomassa nel territorio di Capaccio Pesto, ma è stata una battaglia molto difficile. Sì, è stata veramente una battaglia non solo molto difficile, ma anche molto lunga, in quanto l'iter è durato un paio d'anni. E dopo manifestazioni, cortei, siamo riusciti a sensibilizzare la popolazione, la gente del paese al reale problema e a quali potessero essere le conseguenze di una costruzione di una centrale a biomassa qui in questo territorio che, come sappiamo tutti, ha vocazione soprattutto turistica ed agricola. E diciamo che questa sera noi vogliamo un po' concludere tutto l'iter del percorso, delle manifestazioni, del coinvolgimento di tutta la cittadinanza, dell'amministrazione, di tutti gli esperti che hanno collaborato con noi per diffondere le reali problematiche che potessero essere una conseguenza, insomma, alla costruzione di questa centrale. E stasera ci riuniamo come comunità. E tutti insieme cerchiamo quel momento di raccordo e di riflessione sul nostro operato e quindi sul come puoi procedere sempre in difesa del nostro territorio. Ecco, ci ha raggiunto anche Mimmo Santoro, che è un membro del direttivo del Comitato Sorvella Sabbatella. Dicevo con la Presidente che è stata una battaglia molto difficile, molto dura. Tra l'altro il 10 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri boccia, dopo averlo inizialmente approvato, il progetto di costruzione. In qualche modo ritorna sui suoi passi. Come avete vissuto tutta questa vicenda? Tutta la vicenda è stata sicuramente sofferta. Così come è sofferto costantemente constatare come degli uomini, per i propri interessi, non guardino l'interesse degli altri. Il nostro compito è stato quello di lottare e siamo riusciti nei nostri intenti. Abbiamo chiesto l'aiuto di Dio in queste circostanze
E l'uomo ha fatto il resto. Abbiamo conquistato una vittoria che credo a livello nazionale sia unica. Ecco, una messa di ringraziamento. Forse poche volte in Italia assistiamo a questo tipo di iniziativa veramente molto bella per chi ha vinto una battaglia così difficile. Sì, diciamo che il nostro primo pensiero nel momento in cui abbiamo iniziato questo percorso di lotta per la difesa della nostra terra è stata proprio partire dall'idea che l'uomo è custode del creato, per cui custodire il creato significa difenderlo da tutte le forme che possono in qualche modo inquinarlo, e questa era una di quelle più eclatante, più devastante, che avrebbe definitivamente chiuso un percorso di rinnovamento e di sviluppo di questa zona. Quindi non solo a difesa per il territorio, ma in quanto poi credenti, quindi come comunità credente, ci sembrava essere l'aspetto ultimo a conclusione di un percorso che abbiamo seguito. Mimmo Santoro, però non bisogna abbassare la guardia, so che voi siete sempre molto attivi nel salvaguardare il territorio. Papa Francesco ci richiama alle responsabilità. E questa è nostra responsabilità, quello dell'uomo. Noi lo stiamo facendo e vogliamo andare fino in fondo. Il territorio non si tocca. Fino a quando ci saremo noi, sicuramente ci sarà qualcuno che lo difenderà. In qualunque caso a 360 gradi. Don Giuseppe VII, dopo le veglie di preghiera, dopo la lettera al Santo Padre e dopo varie iniziative, c'è questa santa messa di ringraziamento, un ringraziamento che va al Signore, perché i credenti, i fedeli, la gente vuole ringraziare il Signore perché la centrale a biomassa non è stata poi messa in questo territorio. La gratitudine è un sentimento cristiano. Il cristiano nasce dal rendimento di grazie del figlio che dona se stesso come offerta gradita al padre, per cui non possiamo, dopo aver tirato in ballo il Dio creatore perché ci sostenesse in questo, come dire, non la voglio chiamare battaglia perché non si tratta di battaglia, ma di momento di sollecitazione delle coscienze perché tutti si aprissero a un'attenzione particolare verso il creato, dono da parte di Dio, per cui che ci costringe prima di tutto a riconoscere il nostro ruolo all'interno della creazione, non come dominio di specie ma come responsabilità di custodia. E la cosa più giusta credo che sia quella di ritornare al Padre come abbiamo fatto all'inizio per dire grazie, perché abbiamo ottenuto un obiettivo che non è un obiettivo di un gruppo o di questo o quell'altra realtà sociale, ma è un obiettivo che riguarda tutti, perché il bene della salute è un bene comune, per cui va. Ecco, tra l'altro il comitato, ma la gente soprattutto, ringrazia anche il vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, perché gli è stato chiesto a un certo punto di venire proprio su queste terre e lui è venuto, ha portato la voce della Chiesa. Sì, Don Ciro Miniero, oltre alla sua presenza, che era espressione anche della sua personale vicinanza al popolo del Cilento, quindi anche la preoccupazione di pastore verso il bene totale di quelle persone che gli sono state affidate, si è anche posto in linea con quello che è l'atteggiamento della Chiesa. Papa Francesco ci ricordava di riconoscere nell'opera del creato la traccia della presenza di Dio, e alla luce di questo prendere una posizione seria nella custodia del creato, che è casa comune, per cui custodia del creato uguale custodia dell'uomo. Thank you.
È stato presentato ad Altavilla Silentina, presso il locale a Casa di Carlo, il libro del Cavaliere della Repubblica Alberto Belmonte. Per gli altavillesi, Mastalberto. La mia storia vi racconto. Una biografia in cui l'arzillo e lucidissimo nonnino parla della sua vita fatta di tanti episodi ed avvenimenti, alcuni bellissimi, altri drammatici, come la guerra e la prigionia, per ben 5 anni. Episodi, comunque, tutti vissuti con uno spirito e una passione che ne hanno fatto un punto di riferimento di tutta la collettività di Altavilla Silentina. Oltre 100 pagine da leggere e da guardare, ci sono foto splendide che rappresentano una memoria importante per tutta la collettività altavillese. Incontriamo l'amico Sabino De Filippo, amico di questa trasmissione, Pagine del Cilento su Telecolore. Se fossi migrante, un volume importante pubblicato in occasione della 6ª edizione del premio Camilla Barba. Ripercorriamo insieme il meglio, tutto ciò che è accaduto durante questo premio, durante questa cerimonia. La cosa bella è che a celebrare la messa è stato l'arcivescovo Luigi Moretti di Salerno, al quale poi abbiamo, il presidente della commissione ha donato il libro, infatti lui ha tutte le 6 edizioni, quindi sapeva già di che cosa si trattava. La cosa bella di quest'anno è che c'è una pagina dedicata a questo che sto per dire, di una lettera che non si trovava di Camilla. Questa lettera ha vinto il premio per il 150° anniversario dell'esercito cavalleggeri. Questa purtroppo non si trovava, l'abbiamo trovata, come una delle prime pagine è questa qui. Colgo l'occasione per dire che 2 pagine del libro sono state lette meravigliosamente, come quale conosciamo, da Maria Sole Nigro. In particolare questa lettera è accompagnata al flauto dolce della musica di Letizia Bavoso di Altavilla. Ecco, questo è stato un momento molto molto emozionante e molto commovente. Cosa bella poi che il rappresentante dell'esercito, un amico, il capitano Avella, aveva da tempo la risposta a questa lettera, che non tirava fuori perché purtroppo la lettera principale di Camilla non si trova. Visto questo, ha letto che cosa lui voleva dire a Camilla in quel caso. È stato un momento molto, anche diciamo, sfizioso, perché l'ha presentato sotto un modo molto allegro e diceva: Camilla, allora io, come tu dici, non sono un eroe, sono un soldato che faccio il mio dovere in Afghanistan, in Libano, e dico, però dici, quando ci incontreremo, dice, ricordo che io sono goloso, preparami un bel barattolo di Nutella. E questa è una cosa, un aneddoto particolarmente interessante e curioso. Sono stati tanti i lavori giunti in commissione, gli elaborati sono sempre di altissima qualità. Certamente, hanno superato i 400 come ogni anno. La cosa bella è che, partecipando anche la provincia, quasi sempre qualche premio viene ai ragazzi, viene dato al ragazzo, ma non per merito. Infatti quest'anno è vero che il primo premio l'ha vinto la scuola Alemagna di Salerno, però il secondo premio l'ha vinto la scuola di Ogliastro, come il terzo premio ha vinto una ragazza di Capaccio Pestum. Ecco, il libro è stato edito dall'Associazione Ali di Farfalla a Salerno. Se fossi migrante, la copertina è sempre molto bella, sempre molto accattivante, e poi ricorda la farfalla, le farfalle che erano gli insetti prediletti da Camilla. Il se fossi di Camilla voleva intendersi di quello. Quest'anno, insieme al grafico, l'amico Federico, l'abbiamo studiato in un modo molto particolare. Abbiamo preso
un lavoro di due ragazzi di Ciffoni Vallepiani, molto bello, solo che era un po' fuori tema, perché al barcone che arrivava con gli emigranti li attendeva la morte con una falce. Invece io che cosa ho fatto? Ho sostituito la morte con la falce, con la farfalla, cioè la farfalla li aspettava e li conduceva delicatamente arriva.